sul palco. Ragazzi, Mattiano ci sei. Buonasera, buonasera signore e signori. Bentrovati nella suggestiva cornice del Teatro Politeama di Palermo per questo evento molto importante, il Palermo Show, un evento straordinario ideato, voluto fortemente da Francesco Panasci, prodotto da Pana Studio con European Culture University, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Siamo qui ospiti questa sera in questo tempio, cara Kate, meraviglioso, uno dei monumenti storici della nostra città, che rappresenta proprio Palermo anche in tutto il mondo, che ha visto protagonisti tanti artisti dal punto di vista della musica e dello spettacolo. Siamo qui questa sera per un traguardo molto speciale che ha raggiunto il nostro caro Francesco Panasci. È proprio così, infatti permettetemi prima di tutto di estendere un calorosissimo benvenuto a tutte le istituzioni presenti questa sera, alle cariche militari e civili, a tutti i rappresentanti che oggi realmente ci onorano con la loro presenza, e siamo veramente certi che la vostra partecipazione arricchisce la nostra celebrazione di questa sera. Certo, poi devo dire una cosa, Francesco Panasci è un genio, perché lui non ha voluto affidare a una singola voce la conduzione di questo evento, a lui molto importante, assolutamente, ma ha creato una squadra di conduttori. Quindi durante il corso di questo evento noi ci passeremo il testimone per rendere la cosa anche un po' più frizzante e molto divertente, ci piace. Quindi avremo una conduzione multipla, che dici Kate? Oh, li invitiamo, ma li chiamiamo? Annunciamoli subito, vai! Allora, con l'applauso, voglio il vostro applauso, iniziamo subito con Filippo Virzi, Massimo Brizzi, Licia Raimondi, Gabriella Di Carlo, Sonia Anza, Barbara Lipari, eccoli. Maurizio Bidulla. Maurizio Bidulla è il worker. Oggi sono felice di essere qui a testimonianza dello straordinario lavoro che ha fatto negli anni Francesco per Palermo, ma soprattutto per tutta la Sicilia. Onore al merito per queste 25 primavere e per quello che ha fatto. Francesco Panasci è ormai all'interno di un tessuto di comunicazione importantissimo nazionale, siamo al suo fianco, lo guardiamo con grande ammirazione ma anche con grande simpatia e stima. Oggi credo che la testimonianza di tanta gente che è venuta per la simpatia, l'affetto che abbiamo nei confronti di Francesco sia una dimostrazione palese. Mi lega con lui un rapporto ormai più che venticinquennale, quindi io ho iniziato a fare l'assessore alla provincia quando lui iniziava a fare questa attività, e come provincia di Palermo abbiamo incominciato ad aiutarlo, a sostenerlo, abbiamo creduto lui nelle sue capacità imprenditoriali, e essere qua dopo 25 anni, io come direttore generale della città metropolitana e lui come imprenditore di successo di Palermo, significa che tutte e due abbiamo fatto una scommessa vincente. Tante cose da dire oggi, di cui discutere, del motivo per cui la nostra serata è divisa in tre parti. Abbiamo già iniziato con un'accoglienza nel foyer dove abbiamo avuto l'opportunità di incontrare molti di voi, distribuire anche i nostri omaggi significativi e raccogliere soprattutto le vostre storie e le esperienze legate a Panastudio. Francesco Panasci quando chiama tutti i suoi amici rispondono, quindi questa sera nella seconda parte della serata aspettatevi delle performance davvero, davvero molto interessanti di tanti amici che hanno affiancato in tutti questi anni la Pana Studio. Sarà un viaggio veramente attraverso diverse forme d'arte che hanno arricchito la vita culturale della Pana Studio e della Sicilia anche oltre i confini. E infine, nella terza parte del nostro evento, ci immergeremo nella grande musica, quella orchestrale. Avremo la Pana Symphony Orchestra diretta dal maestro Gaetano Colaianni, che ci regalerà senza dubbio delle emozioni indimenticabili. Ma siccome noi non ci facciamo mancare nulla questa sera qui al Teatro Politeama, intanto un applauso al primo cittadino, il signor sindaco. Buonasera, sindaco. Che è appena arrivato, un applauso. Dottor Roberto Lagalla, grazie di essere qui con noi. Vorrei ricordare a tutti quanti che ci stanno seguendo anche tramite in diretta streaming che siamo in diretta su Sicilia HD, yes, nella piattaforma di YouTube. L'ho detto giusto? L'hai detto giustissimo. No. Il canale di Pana Studio. Quindi, cara Kate, io direi Maurizio di entrare subito nel vivo di questo nostro evento, di queste nozze d'argento. Come si usa fare nelle migliori tradizioni? Okay. Dando
parola quelle che sono le immagini, trasmettendo un video proprio che racconta i 25 anni della Panastudio di Francesco Panasci. Bene. Noi ci congediamo dal pubblico, Sì. Quindi preparatevi per vivere i momenti più significativi della Panastudio. Buona visione. Grazie e buona serata. Succedendo acá? Che ci sono certe di. Che minchia sta succedendo acá? Che è che ha fatto entrare queste persone? Che io non gli ho dato l'ordine. Tanto rompi il cazzo. Però. Esatto, io rompo il cazzo come sempre. Naturalmente attrezzati di telecamera abbiamo visto e ci siamo anche schifati, perdonatemi il termine, perché a Piazza Lolli accade questo. Io questo non presenterò quest'anno, questa volta, il contratto. Sesta volta che io un altro contratto per gli italiani. Anche perché le attaccherebbero tutti i suoi nemici, presidente. Appena lei fa un contratto, lo presenta in televisione, diranno: vabbè, il solito contratto sì, di Berlusconi. Ecolab, 400 metri quadrati, un laboratorio multimediale. Avevamo necessità di avere ulteriori spazi, avevamo necessità di esprimerci al massimo anche come centro di formazione. Oggi possiamo dire che sarà una fucina nuova per una nuova informazione, non solo come tecnologia, ma come concetto culturale dell'uomo, che è sempre stata la mia battaglia. Quando io parlo con lui, io sono più in camera, è un trucco. E dietro c'è anche l'isola. Posto un po' più indietro, chiedi scusa al tuo collega e partiamo, dai. Giorgia Meloni in Sicilia, questa sarà l'ultima tappa prima della battaglia finale, no? Ammesso che esista un'ultima tappa in una campagna elettorale al cardiopalma. Face to face. Face to face. Face to face. La catanesità di Musumeci non è un problema. Il presidente che si vuole dimettere per non dare spazio a organizzare gli altri gruppi politici non no, può. Non è vero per niente. Non possiamo aspettare un anno. In un anno muoiono tantissime lo so. E tante famiglie. Ma lo facciamo ogni giorno. Allora, presidente, ogni giorno. E ogni giorno. Bisogna ogni tanto metterci, fare le attività. Anche Cestini dove buttare la spazzatura. Che esatto, anche Cestini dove spazzatura. Ti vedo meno stanco degli altri giorni. E oggi forse che sei stato al parrucchiere, ti fai bello, giustamente un sito come deve essere. Bello, per quello che uno è, però. Devi dire per la prima volta con la vera verità chi è che ti ha fregato il posto alla RAI quando facevi l'operatore? Beh no, non è che mi hanno fregato, io ho fatto un regolare concorso e sono stato regolarmente bocciato. Ah, perché... ah il concorso perché... l'hai fatto comunque. Come no? E noi siamo cretini intelligenti. Ma questo no, sì, ma la disgrazia nostra è proprio questa. Perché ci sono gli intelligenti cretini e quelli hanno fortuna. Ma in pensione niente, vero, giusto? In pensione non ci dobbiamo andare. E quando si va in pensione? Di oggi qui al Parlamento Europeo e vogliamo spiegare ai nostri cittadini dove abbiamo qualche immagine di questa plenaria. Avete parlato molto di crisi economica, sì. Matteo, gli affari come vanno? Avete risolto l'acqua calda, che detta così sembra una battuta, l'acqua calda è importante, ma oltre all'acqua calda cosa servirebbe? E vivere di prima necessità, ecco, tanti sono i bisogni, veramente. Se mi permette, io ci volevo presentare un signor Panasci. Si può sapere che significa quando la mandi? Una curiosità. Prego. Dato che io non ce l'ho, che misura sei? Vi prometto che saremo di nuovo in questo studio. Perché i vespri portano bene. Esatto. È l'assessore di questo mese di novembre, perché ormai progetta Infiti a Zamparini. Questo è un modo bellissimo per aiutare il Rino. Tant'è che quando ci chiama manco chiediamo che cosa vuole. No, corriamo no, direttamente. Io... Vediamo come si soffia il naso una Eleonora Bagnato. Lei se lo soffia come tutti gli altri umani, giusto? E sapevamo che eravate più forti, solo che i patti non erano questi, presidente. 10 euro su picca. 10 euro. Tu mi hai dato 10 euro per, diciamo, a conto per perdere, diciamo, il primo tempo. Perdo almeno. Non ho portato né cannoli né arancine, hai portato niente. Provvediamo perché, presidente, già abbiamo parlato anche di questo, vero, presidente? Non mi farei che fare cattiva figura. Ma li devi portare tu, veramente. Già la colpa, vedi? I grandi politici pensano sempre così. Siamo venuti apposta, siamo venuti. Siete venuti apposta. Sei più bello di me? Un pochettino, no? Senza coppola un pochettino, dai. Vediamo, aspetta. Con la coppola come sto? Con la coppola sto bene, no? Vedi, siamo tutti pronti. Non guardare questa telecamera, è troppo piccola. Questa, vedi, c'è il... Ti ho beccato. Ciao, carissimo produttore.
guardalo che ha coccolato la sua bambina. Due giorni fa non era neanche panache, lui cambia sempre. L'innovazione, la tecnologia che avanza. Concordo su una cosa che abbiamo detto poco fa a telecamere spente. La mamma dei cretini è sempre incinta. Oggi sono veramente contento perché darò una grossa mano ai miei amici della Biennale di Spoleto, qui al padiglione Spoleto di Venezia. Panasci si organizza sempre con la coppola dietro perché sì. Un domani un concorso. È vero, perché le idee di Panasci nascono dalla sua umile origine palermitana, perché ama la città di Palermo come la amo io. Perché il tuo teatro è rimasto com'era? Cioè tu hai poco investito sulla... No, com'era? Siamo le portone nuove. Ultimamente mi diverto addirittura a dire ai miei amici, mi raccomando, almeno un mese prima mi devi avvertire di tradirmi. Che ti sto chiedendo. Se vi alzate è meglio però, l'assessore può alzarsi. Possiamo? Assessore, lei inizia. Ho iniziato questa conferenza stampa dicendo hanno rubato tutto in maniera molto quasi criminale, accusando dei criminali, no? Non così, non è così. Secondo noi siamo messi malissimo. Sì, intanto la Sicilia è una delle dei territori più straordinari che in questo paese c'è, eccetera. È chiaro. I cittadini chiedono di vedere i risultati, cioè se noi gli portiamo i risultati ai cittadini ci mandano a casa. Mandano a casa, a parolacce pure. Ormai siete una trasmissione storica per i siciliani. Quindi sei ospite alla Tana del Lupo? Va bene. Sì, sì, ho visto la puntata con Cuffaro. Li troviamo ben volentieri, così come da promesso, il nostro magnifico rettore Massimo Vidini. Purtroppo noi siamo al meridione e di ragazzi bisognosi ne abbiamo davvero più degli altri. Perché il ponte non è l'oggetto fisico solamente. Quante volte noi usiamo il termine ponte? Tantissime. Sì, certo. Un ponte tra persone, un ponte verso il futuro. Insomma, la Tana del Lupo ha anche portato bene. Siamo a questa città di Palermo, al consiglio che usciva, veniva a raccontare in diretta tutti i giorni quello che accadeva. Voglio far vedere ai miei telespettatori lo spillino di Santa Rosalia, del 400°. Ora vediamo se riusciamo a farlo vedere un po' a tutti nella giacca qui dell'assessore. Sono in ritardo di 48 ore. Di 48 ore. 48 ore è accettabile. È accettabile. Ti accompagno verso l'uscita, ecco, sai, noi non facciamo queste cose normali. Naturalmente ti dico sinceramente che è un bel panino con le panelle dopo questa puntata. Tutto sommato. Una meraviglia. Questa è Edizioni Francesco Panasci. Mi hai dato questo onore. È un'eccellenza nel panorama culturale palermitano. Francesco Panasci e la Panastudio sono una realizzazione che è nata quasi in sordina, ma che in 25 anni si è certamente caratterizzata per grande vitalità nel mondo della cultura palermitana. Tantissimi auguri a Francesco e complimenti sempre per il lavoro che porti avanti, che svolgi e che svolgi con grande professionalità. Francesco è stato spesso anche il produttore dei video che hanno raccontato l'università, che stanno raccontando il Comune di Palermo, quindi è veramente quasi una persona di famiglia, gli faccio i miei migliori e più sinceri auguri. Ma ora è tempo di musica. È con grande piacere che accogliamo sul palco il talentuoso Giovanni Matteliano, un maestro del clarinetto che ha incantato pubblici di tutto il mondo con la sua arte. Prepariamoci ad essere nuovamente ammaliati dalla sua esibizione. Un caloroso applauso per Giovanni Matteliano. Che sia musica! Thank you.
bellissima esibizione, ancora un grande, grandissimo applauso per il maestro Giovanni Mattaliano. Grazie ancora per la sua maestria e per averci regalato l'arte indiscussa del suo clarinetto. Grazie. Adesso andiamo avanti e io, perché la serata è appena iniziata tra l'altro, e lo farei aggiungendo un pizzico di umorismo, se siete d'accordo. Anzi, lasciatemelo dire qualcosa in più, perché sto per presentarvi due grandi artisti della comicità. Loro sono due icone del cabaret. Sono con noi questa sera il brillante Ernesto Maria Ponte, è un grandissimo artista, conoscete già per la sua verve, per la sua unicità nel suo genere, e poi seguirà la straordinaria Mary Cipolla. Lei con la sua presenza scenica è seconda veramente a nessuno con le sue battute affilate ed esilaranti. Quindi continuiamo questo grande applauso e salutiamo e diamo un caloroso benvenuto a Ernesto Maria Ponte, che è già qui, e poi Mary Cipolla. Io scappo e ricordo i 4 minuti. Grazie, io, cioè, ho tempo lasciata, adesso me non spuntavo, ma ancora c'era mezz'ora di discussione. Come state? Tutto a posto? Sì, bene. Bene, bene. Io, mio cugino l'ha sopromettito. Cosa veramente. Allora, abbiamo 4 minuti? 4 minuti, quindi 4 minuti, io mi disegno, Francesco è stato, cioè, fece 25 anni, però 4 minuti, allora, e niente, quindi 4 minuti, io, appena arriviamo a Trevurico, perché così, diciamo, mi do un segnale positivo, volevo fare satira politica, in 4 minuti come fai a fare satira politica? Posso dire, la galla, non funziona, non funziona, Aricò, niente, non fanno, i politici non fanno più ridere, cioè. No, no, ma 25 anni sono veramente tanti, tanti. Ho visto crescere questa azienda, ho visto crescere Panasci, mega, una cazzo parlando io, però Panasci, insomma, la giochiamo. Ecco. 25 anni mi fanno pensare alle nozze d'argento, ecco, e io di matrimoni ne so parlare nel senso che, dico, sono reduce da un secondo matrimonio, mi fermo qui perché in sala ho i miei suoceri, quindi posso parlare assai tanto, non c'è mia moglie, se, i suoceri, sono l'unico genero che si porta i suoceri appresso, o sono gli unici suoceri che si portano un genero appresso, cioè bisogna capire bene, però è bello perché comunque è un movimento, devo dire che il secondo matrimonio è stato molto più bello del primo, sto programmando il terzo e... Grazie. E allora, Roberto La Galla, come stai? Che meraviglia, bene, bene. In buca al lupo. No, perché Palermo ve ne cacci ne suona poco. In buca al lupo, Roberto. Interessante, io non lo so, io è da sai che ne sentiamo, però ogni volta capisco che un monopattino, ma come te penso, vabbè, io... Arrico Ponne, d'Orlando, e gli scavò, prima che leggevano, io dovevo vedere la notte e notte, vedevo, appena me ne la calla, mica la faccio trovare così, lasciata. La feci trovare lì, lasciata. Come dire, invece di spianarti lasciata, la scafazzo lasciata. Ai ai ai, invece Alessandro, veramente, io vedo i tuoi post, veramente, io già ti vedo come pilastro del ponte, Alessandro, già te vedo, a te a una banda, a Salvina a una banda che ha giocato a Burraco, no, a Burraco non gioca Salvina, a Burraco gioca, oddio, l'altro, come mi sfugge il nome, il per ora è messo male, per ora la maestra cura, perché... allora, 2 minuti e mezzo. Vabbè, posso raccontare di me, a parte il discorso del matrimonio, io effettivamente devo dire la verità che, diciamo, io a me piace raccontare la fine del primo, ecco. Racconto da un po' di tempo l'inizio, perché ancora manco ho fatto un anno di matrimonio con Clelia Cucco, farei un applauso perché è anche una mia collega, la voglio... Ma ricordo la fine del primo matrimonio, non si scorda mai. Quando sono sceso in cucina, nella mia vecchia casa,
Entrai in cucina a prendere un caffè la mattina, c'era la mia ex moglie che mi ha guardato e mi ha detto: Ernesto, io non ti amo più, vattene. Intanto buongiorno, gli ho detto io, perché il saluto è degli angeli, giusto? Buongiorno. E poi, diciamo, siccome c'è, mi cioè, non temo più, la prima, la seconda, vattene. Siccome chi sa a casa, c'è pan, cioè. E siccome ha pensato a venire a te, vattene tu, non fa una grida. No, che stai dicendo? Questo non è casa, questo è il tetto coniugale. Il tetto coniugale. Io tu smonto il tetto, te la sto sui pa- quando io vedo a sammarare tutto. Peggio un sottopassaggio della Via Lazio, Roberto, sottopassaggio. Ma che mi ha fare questo sottopassaggio? Io ho in kiss. E quindi capi? Arrivato a un certo punto, pia, è vero, pia, dice no, c'è il tetto coniugale, ma il tetto coniugale che cosa è il tetto coniugale? Dice no, c'è, ma c'è, mi fa, c'è, noi abbiamo due figli, vai dall'avvocato, se non ci credi che mi devi lasciare la casa, anche se questa è casa tua, tanto ti viene, vai dall'avvocato, e mi andiamo all'avvocato, ci sta l'avvocato, mia moglie stamattina non ci pazzo, dice non ti amo più, vattene. L'avvocato mi guarda, c'è la casa di chi è? Ci sta la mia, e te naghiere. Quanti ci siete, ma fatte bene! C'è Tennaghiri, ci siamo come Tennaghiri? C'è Ernesto, mi fa l'avvocato. Ernesto, non so quanti avvocati. C'è De Sara, qualcuno c'è. C'è, no, c'è Ernesto, guardami bene negli occhi. Hai figli? Ci sì, sì, due. Sì, dammi. Guardami bene negli occhi, te lo dico. La legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. Ci si fa con i tasti, si saliva. E me lo ripeteva, ricordatelo Ernesto, la legge parla chiaro, i figli devono stare con la madre nella casa del padre. E me lo ripeteva, la legge parla chiaro. Mi convincevo, mi veniva a casa, che ancora aveva stumancia dell'avvocato Naricchi, la legge parla chiaro. La figli devono stare con la madre nella minne, tu andava a casa, mi fissi un trolley e mi veniva a casa i miei paci. Anche mi chi c'era me maci. Me pa quando mi vitti mi dice, tu che ci fai qua? Ci si papà, la legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. E mi dice, ogni cazzo mi dice, a casa di tuo padre. C'è mio nonno perché morì, e te ne vai nella cappella del nonno, mica la legge. Quattro minuti sempre precisi, eh? Bravissimo Ernesto. Oi, è puntuale. Ciao a tutti, Peri Cipolla. Ernesto Maria Ponte. Brava, l'ho vista da poco fa in teatro, strepitoso. Sì, eravamo via con me. Al Teatro Jolly e sono catapultata qua e ho appena scoperto che mi devo esibire. Beh, insomma, non è una vera e propria esibizione, è il prio di come dire, dare questo... questa sottolineatura di questo anniversario, perché è così, si ricordano sempre le origini, no? 25 anni, mi dice, 25 anni dall'inizio della Pana Studio, e io, insomma, in qualche modo le nostre strade si sono unite quando nella città, nel Festival Città di Palermo, ho avuto l'onore di, insomma, presentare insieme a Maria Teresa Ruta, Serena Utieri, è stata una bellissima esperienza. Io pure il 25 anni le ho sottolineati di carriera. Mi ricordo che proprio ho dedicato uno spettacolo, preferisco riderci 25 anni col cabaret, col e non di, perché non ho fatto solo quello. E quindi è sempre un ripercorrere le origini. Dicevo, ma tu com'è che hai iniziato a fare la comica? Secondo me è stata una reazione, una certa educazione che noi della nostra generazione abbiamo dovuto in qualche modo subire. C'è una educazione di quei tempi un po' restrittiva, soffocante, come dire, no? Dico, io per esempio non so se... Cioè, guarda che c'è gente che è andata in analisi per questo. Io ho pensato, ma perché devo andare a pagare un analista per raccontargli i cavoli miei? Dico, non è meglio che li racconto a voi e mi faccio pagare io? Ho pensato. Dico...
Dico, io per esempio, cioè, non so se è capitato anche a voi, diciamo, che avete la mia stessa età, non mi facevano toccare niente, andavamo a fare una visita, così attaccata, aveva messa. Cioè, mia madre poi aveva questo stratagemma per non farmi toccare le cose, dice, no, ah, posalo, è cacca, sputalo, è cacca, ah, non lo toccare, quello è cacca. Io oggi mi chiedo, ma dove mi hanno fatto crescere a me? Cioè, dico, in realtà loro volevano che io studiassi, non credevano a questa storia, insomma, della comicità. Volevano che io studiassi e io, anche se per fare la comica non me ne serviva neanche una di laurea, me ne sono presa addirittura due. E poi ho scoperto che ci si poteva laureare anche con CEPU. L'ho visto in televisione. Sì. Ricordate la pubblicità? Quel ragazzo che appare e dice, oggi grazie a CEPU più istruzione, più cultura, più formazione. Vieni a CEPU, anch'io ho andato. E poi dice, vago. Poi mia madre pure, un altro rammarico di mia madre che voleva che io mi sistemassi, no? Come, cioè, che cosa sognano le mamme per le figlie, un buon matrimonio. E io niente, mi sono sposata col cabaret, cioè le mie nozze d'argento e poi in effetti ancora quelle d'oro non le ho festeggiate. No, dico, l'ho fatta, dice, ma perché non ti sei sposata? Dice che ci vogliono le affinità. Non è vero niente. Io con l'ultimo fidanzato che ho avuto avevo un sacco di affinità. Cioè, a me piacciono per esempio le piante, la natura, a lui pure. Mi piace passeggiare nella natura, a lui pure. Mi piacciono gli sport, a lui pure. E mi piacciono gli uomini, a lui pure. Quindi non è sempre quello. Io ho avuto persino un fidanzato cintura nera che mi tagliava e mi faceva ti amo, te lo giudo. Cioè, facevo spiritoso con me. Fino a quando ho capito che gli servivo solo per uno scopo, gli ho fatto trovare la porta chiusa. Dico, samurai, mamurai. A quel punto ho capito che, cioè, quando ci siamo lasciati, io ero un peso per lui, lui era un peso per me, quando ci siamo lasciati ci siamo sentiti sollevati. Cioè, praticamente la nostra storia sarà ridotta a un sollevamento pesi. Ora, quali sono i vantaggi nel non essermi sposata? Dico, anche non avere una suocera. Eppure la suocera l'ho interpretata in Incastrati e credetemi, il fatto che già sia un personaggio simpatico, sia rimasto un personaggio simpatico, è una specie di miracolo, perché la suocera non la può vedere nessuno, giusto? Perché facevo la suocera di Ficarra e la mamma di Valentino, ecco, dicevano, no, io non so, secondo me sono più gli uomini che non possono vedere le suocere rispetto alle nuore, perché basta sentirli parlare tra di loro, perché tra di parlano, no? Gli amici dicono, guarda, io in questo sono stato fortunato, mia suocera è un angelo, risponde l'altro, dice no, la mia è ancora viva, cioè guarda, è stata una cosa bellissima, mi sono liberato 3 anni fa, giusto giusto, dice guarda, il becchino si è rivolto giusto giusto a me, mi fa, dice, ma che cosa dobbiamo fare di sua suocera, la dobbiamo seppellire, tumulare o cremare? Dice, tu che ci rispondisse, facetele tutti e 3, non si sape mai. Cioè, ma che c'è gente che arriva a compiere azioni macabre pur di liberarsi della suocera. C'è stato uno che l'ha legata ai binari del treno e ci fece passare sopra il treno rapido Venezia-Milano 8 volte, praticamente l'ha ridotta in 35 pezzi. Quando l'hanno trovato il giudice faceva come un pazzo. Ma lei, quanta barbarie, non ho mai visto niente di simile. Questa è una cosa barbara, crudele, ma come ha fatto? Ma non ricorda, mentre che lo faceva, cioè non ricordava che quella era la nonna dei suoi figli. Dice, sì, lo so, giudice, mi dispiace, ho perso la testa. Dice, ma come si può fare? Quella era la moglie. Cioè, la mamma di sua moglie, come quale fegato? Cioè, scusi, dice, ho perso la testa, ma come l'ha ridotta in 35 pezzettini? Anzi, non abbiamo neanche trovato la testa. Ave giuri cacciurico, ho perso la testa. Ora, lui ha perso la testa, io ho paura di perdere il tempo, perché qua siamo tipo altro che rapido, diciamo i 4 minuti, e quindi non voglio perdere il filo, voglio appunto approfittare per dare appunto questo mio contributo e questo mio augurio. Altro che 25 anni, si devono non raddoppiare, non triplicare, almeno quadruplicare. Noi auguriamo alla Panastudio 100 anni, cioè i più bei anni, insomma, saranno quelli a venire. E io dico 40 anni già li ho fatti di sé,
di, cioè, perché ho cominciato molto. Infatti dice, ma Cipolla quanti anni ha? Ma oggi, cioè, voglio dire, alla fine è giusto diventare. Cioè, io vi posso dire che comunque questa sono. Non ho fatto ritocchi, ho il look originario, quello che mi ha fatto mamma, il cosiddetto mamma look. Perché può succedere danno. Dico questo e me ne vado. È successo, una 50 anni l'aveva a fare più, praticamente si fece un intervento banale di rinoplastica. Cioè, veramente, per dirla tutta, lei aveva il seno cadente, però pensò, dice, per ora mi faccio fare il nasino all'insù così disciaggo l'attenzione. No, un altro film ne avremo. Allora, mentre era in stato di incoscienza sotto anestesia e stavano travagliando, lei sogna, perché si sogna anche in questi casi, e sogna e vede Dio, dice oddio, Dio, dice, è arrivato il mio momento, ma Dio la guarda con un sorriso rassicurante, le dice non preoccuparti, tu hai ancora da vivere altri 46 anni, 22 giorni, 36 ore e 5 minuti, chi dice, buona ancora tutta questa vita davanti, e allora niente, decide di farsi fare anche liposuzione su cosce, addome, decide di farsi fare finalmente questo intervento, il seno nuovo, anche le labbra, capisci, tutte belle rimpolpate, si fa rialzare i glutei, si fa pure segare due costole per avere il vitino di Vespa, esce da quell'ospedale splendida, fasciata da questo abitino Gucci, queste scarpe di 12 centimetri, attraversa la strada fiduciosa di una vita ancora molto lunga, passa un tir, si mette sotto e finito. Si trova di nuovo al cospetto di Dio, ci dice, ma scusa, mamma, non mi avevi detto che io avevo ancora da vivere altri 46 anni almeno? Dio la guarda e dice, ma perché tu eri? Non ti avevo riconosciuta. Seguimento di serata con la Pana Studio, caro. Grazie. Francesco, ci ricordi che siamo tutti un po' più blanche, però è più bello perché con questa polvere da palcoscenico un po' sulla barba, un po' sui capelli, sui laterali, ci sentiamo un po' più saggi. Questa saggitudine stasera la smonteremo con un po' di leggerezza e facciamo tutto, ogni bene, perché gli auguri non si fanno a teatro, allora ogni bene a Francesco Panasci. Canta, suona e fa l'imprenditore, è un artista a tutti gli effetti, a 360 gradi, e per finire è dentro il mio film dal titolo Nato con la camicia. Anche lui, secondo me, è uno nato con la camicia. È inutile dire, oltre alla dote, al talento, è un grande amico per me, grandi sabati passati al bar, a passeggiare, a stare assieme, a parlare di visione e di grandi progetti sempre, come quello di stasera. Tanti auguri, Francesco. Sono stato orgoglioso e contento di essere, di avere fatto parte di questa grande squadra del Palermo Show. Questo è un progetto pilota che è veramente riuscito alla grande, ma soprattutto stare assieme con i nostri palermitani, ma un fraterno amico Francesco Panasci, che 25 anni di grande carriera e soprattutto, e che carriera, quindi è stato importante fare conoscere la nostra arte anche alla nostra bella Palermo. Adesso è il momento di una sorpresa, perché nonostante la loro non presenza fisica qui, i Sansoni ci tenevano a mandarci un messaggio con i loro saluti e i loro auguri, quindi lo vediamo insieme. Palastudio, 25 anni, le nozze d'argento! Auguri! Auguri! Perché comunque ci vuole... Cioè, ce ne vuole... E dove vuoi arrivare? A quelle d'oro? A quelle di platino? A quelle... Cosa c'è dopo il platino? Non lo so, non me lo posso permettere. Io al massimo... Allora, quelle di legno. A quelle dell'IVA? Perché l'IVA è sopra il platino, sopra il platino, capito? C'è un... Auguri e partite IVA maschi! Come partite IVA? Le nozze dell'IVA, te l'auguriamo. A 150. Ancora un grande applauso ai Sansoni, li ringraziamo per essere stati qui con noi, seppur virtualmente. Adesso andiamo avanti, il viaggio in questa meravigliosa serata continua e continua con la musica, perché ho il piacere di presentarvi un trio eccezionale, noto per la capacità di fondere melodie tradizionali e ritmi moderni. Stasera Marianna Costantino, Michele Costantino e Mimmo Lamantia ci regaleranno senza dubbio una performance indimenticabile, sapranno toccare le corde del vostro cuore. Quindi un caloroso benvenuto, Marianna Costantino. Sono più emozionata io di loro.
Michele Costantino, che è mio fratello, il maestro Mimmo Lamantia alla chitarra. Sono un perno della Palla Studio da oltre 25 anni. È artista anche, quindi adesso me la godo e la dedico a Francesco Panasci e alla Palla Studio tutta. Un brano di Arturo Chiro Hassan, che è abbastanza passionale. Maestro. Más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue rico. El tu peso me encontraba, el calor que me brindaba, el amor, la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que le hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que fue tan oscura, si tú ya has me al devolver. Y es no estás más a mi lado, corazón, el alma solo tiempo y soledad. Y si ya no puedo verte, que Dios me hizo quererte, hacerme sufrir más. La storia di un amor come noi altri uguali, che le hizo comprender tutto il bien, tutto il mal, che le dio luz a mi vita, apagandola después. Ay, che noche tan oscura, si tu già mi devolver. Corazón en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que Dios me hizo quererte para serme, para serme, para serme, para serme su. Yeah.
Grazie. Michele Costantino al violino, Mimmo Lamantia alla chitarra, il maestro Lamantia. Ringraziamo i nostri artisti. Grazie, grazie infinite per essere stati con noi. Proseguiamo la nostra serata, ecco, all'insegna anche di un momento istituzionale. Massimo Brizzi, felicissima di averti con me in questo... Finalmente insieme, esatto. Dopo tante battaglie, diciamo, lontane tra TV e radio. Celebrare 25 anni di Panastudio, come lo si fa? Lo si fa in tanti modi, lo si fa raccontando una storia che dura ben da 25 anni, quindi siamo molto felici di condividere con voi e con i colleghi dietro il palcoscenico proprio in questa serata di grande festa. Non saremo soli perché... No, adesso è giunto il momento di un riconoscimento e a proposito di questo, con un applauso invito sul palco Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo, Ottavio Zacco, presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale di Palermo e Maurizio Pucceri, presidente di Casa Artigiani. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Ecco. E questo è un momento davvero importante perché abbiamo il padrone di casa, il festeggiato per la prima volta, entra sul palco Francesco Panasci. Eccolo qui. Grande applauso, 25 anni di storia con Panastudio. Buonasera, signor Sindaco. Il piacere di essere qui insieme. Non è facile, vi dico la verità, però sono straordinari. Abbiamo scelto il meglio che offre la nostra Sicilia, la nostra Palermo. È una scelta tutta siciliana, volutamente, perché dico ai miei amici delle istituzioni che la Sicilia non ha bisogno di nessuno. Noi possiamo fare tutto da noi e lo facciamo anche bene, con l'anima e con il cuore. E il messaggio che vi voglio dare, semplicemente, poi darò parola ai miei colleghi, anche conduttori, esatto, giornalisti, e che noi con la Sicilia possiamo fare veramente la guerra di cose positive. Io dico, noi possiamo scatenare un paradiso di cose belle. Sì. Allora iniziamo con il primo di questi premi, il presidente della Camera di Commercio di Palermo, a Francesco Panasci. Cioè, tre premi in un colpo, ma chi lo può fare? Grazie presidente. Grazie a te. A proposito di commercio, Francesco è uno che si è impegnato da tanti e tanti anni, ma cosa servirebbe per dare una mano a chi fa comunicazione giorno dopo giorno? Ma premesso che Francesco non ha bisogno di nulla, perché è bravo lui, dobbiamo tutti imparare. Dico, ci ha insegnato in questi 25 anni con la tenacia, soprattutto con l'innovazione, perché nessuno se lo sarebbe immaginato. Lui poteva metter su qualcosa del genere, forse la prima in Europa, la prima televisione HD in Europa, e tra l'altro, ecco, sfrondando questi confini. Sicuramente serve tanto, serve soprattutto più consapevolezza da noi stessi, perché se avessimo più consapevolezza di quello che sappiamo fare, dell'intelligenza che abbiamo in Sicilia, permettetemelo di dire, soprattutto a Palermo, non per fare un derby, ma soprattutto nella nostra provincia, più consapevolezza potrebbe darci veramente una marcia in più. A Francesco non facciamo da meno gli auguri, gli chiediamo soltanto di continuare con questa verve e con questa forza. Allora un applauso con questo auspicio. Grazie Alessandro, grazie presidente. Anche il dottore Maurizio Pucceri, presidente Casa Artigianati Palermo, desidera insignire appunto con un riconoscimento il nostro caro amico Francesco Panasci. Allora, cosa c'è da dire di Francesco? Qualsiasi parola, un numero di parole sono poche naturalmente per lui, però oltre ad essere impegnato nel campo della formazione, del giornalismo, del digitale, devo ricordare che come regista ha fatto un documentario sull'artigianato, sugli antichi mestieri dell'artigianato, cioè di quei mestieri che tendono a scomparire. E quindi è stato un segnale per dire rilanciamo questi antichi mestieri. Grazie Francesco per questo documentario che hai fatto. Grazie, grazie presidente Pucceri. Il premio Ottavio Zacco, presidente attività produttive del Consiglio Comunale, anche da parte sua, terzo premio, terza targa, terzo riconoscimento. Sì, tre questo premi. È un Ottavio, tre sono un tre riconoscimento, sei fortunato, è un riconoscimento da parte intanto della commissione che rappresento, che si occupa di attività produttive e di turismo, ma credo sia un riconoscimento dall'intera città di Palermo per quello che ha fatto Francesco. Dicevo prima, Francesco è pure fortunato, perché 25 anni dalla Panastudio ricadono nel 400° pure di Santa Rosalia.
e già l'abbiamo visto impegnato per promuovere la nostra città nel mondo, e quindi ti ringraziamo, Francesco. Grazie Ottavio Zacco. Scusa, prendo parola per questa cosa. Più tardi vedrete questa opera che abbiamo fatto per il nostro sindaco, per il nostro vice sindaco e per l'assessore Anello, che è questo video del 400esimo, ma più tardi. Adesso lasciamo, abbiamo tante cose da fare, da dire, tanta musica, c'è tanto tanto, tanto da raccontare in questa serata straordinaria. Nonostante il riconoscimento, grazie ancora, un applauso non termina per qui. Tutti e continuiamo. Grazie, congediamo. I 25 anni ricadono per il 400esimo di Santa Rosalia. Francesco merita l'attenzione massima da parte di tutta la politica e da parte di tutte le istituzioni, perché è un finto giovane che si è fatto da solo, ha iniziato 25 anni fa senza chiedere mai niente a nessuno. Oggi è un punto di riferimento importante per la città, ma anche per diverse istituzioni. Credo che io e lui abbiamo qualcosa in comune, che 25 anni fa lui cominciava con la Panastudio e io entravo in consiglio comunale, e siamo ancora tutte e due, dopo 25 anni, allo stesso posto. Io ritengo che lui abbia iniziato, proprio quando abbiamo iniziato, ha cambiato qualcosa nel modo di poter fare il giornalismo e per il modo in cui si è proposto. Ci piace immaginare questo evento di Santa Rosalia con questi 25 anni, insomma, che coincidono, e quindi insomma è un legame che funziona. Conosco Francesco da tanti anni, l'ho sempre ammirato per la sua energia contagiosa. Abbiamo avuto anche modo di collaborare, abbiamo realizzato un CD qualche anno fa, quindi sono veramente lieto di prendere parte a questa serata e di condividere questi festeggiamenti. È il momento di cambiare registro e aggiungere una scintilla di allegria alla nostra serata con un tocco di comicità. È con grande piacere che vi presento due volti noti del cabaret, conosciuti per il loro spirito irresistibile e la capacità di trasformare ogni spettacolo in un'occasione di pura gioia. Sono artisti che non solo fanno ridere, ma sanno anche toccare temi profondi con leggerezza e intelligenza. Ascoltiamo Salvo Piparo e a seguire Stefano Piazza. Buonasera a tutti, buonasera. È una grande festa. Sa Benerica a tutti, perché Sa Benerica è un saluto che ci riporta a un mondo antico, forse arabo, Sa Beneric. E quindi questa città, Balarm, Panormus, i greci, gli arabi e tutti quanti, tutti sono passati da qui e vennero a vivere. Un mare pare champagne e Monte Pederino paraso votte, ca vennero a puzzare tutte, turchi, francesi, arabi, normanni, barboni. Qualche barbone è rimasto, l'avo già sennero, qualche barbone è rimasto. C'è una poesia della strada e della santità che non possono regalare a Francesco quanto a voi. In questo 400esimo che arriva e si presenta, senza bussare, arriva a Rosalia e deve entrare. Tardi, tardi ti ho amato, bellezza mia, tardi. Ti ho amato, bellezza nuova e tanto antica. Tu mi chiamavi ed io ero sordo alla tua voce. Poi hai sparso il tuo profumo ed oggi io anelo ad ogni tuo respiro, bellezza nuova e tanto antica. Rosalia, un io innorenò a te, pensa visse luacchi. Fammi una grazia, Rosalia. Persi un piede e persi una amma. Fammi una grazia, Rosalia. Persi l'onuri e persi la ragione. Una grazia t'addomannavo, Rosalia. Una grazia. Fammi la sa grazia, Rosù. Ficato quanto ne vuoi, ficato quanto ne vuoi, vucchi casa tua ce no è cabannia na fame, quanto ne vuoi tu, Rosù. Ubisce spada cacura mucca, una valanza rutta.
tagella tu che me le lì ri una mancia te ne vai sonà te succa te succa te succa ti babba luce quanto ne vuoi tu Rosalia tale Rosu, ma che sta succedendo da sotto, ma che succede da c'è un panificio. No, signor Putano, o capo, che cosa stanno combinando? Ci nasce un figlio, signor Putano, figlio ne poteva non avere, e ci nasce un picciriddo. Tagliatelo, tagliatelo tutti, tagliatelo che beato. Su vanno passando, le brazza a brazza, su vanno passando. E so pacio, signor Putano, è contento. Avi mano tutto infarinato, in farina, o piglia. E pare un ancileddo dorato, che potesse essere incoronato cuce meno, perché ne nuate solo un palia e mo l'avemo cemeno. Ma perché si chiama cemeno? Perché il primo che ci mise il sesamo, no pane, fu signor cemeno, ravo cerio, o panettiere. Ma non lo buttate, ai suo piccirito non lo buttate, non lo buttate, runne. Non s'assamentaro stanno puittando. E perché? Non s'assamentaro per pesarlo. 3,2 kg pesa. Che fa? Lasciamoci adesso s'assamentaro. Che ci hai detto? Sullo sfondo di tutto questo c'è il tuo volto, Rosalia. Il tuo volto. Ere un palermitano. Con me e a questo miracolo non c'è né. Io voi stare cian, io voi stare cian, ma avete a sbrazzare, avete a spettorare o facciamo arrear. Era immoruto qua con noi, c'è con me e parraro puro i muti. Buon compleanno! Ciao! Vieni! Stefano, piazza! Grande Salvo! Buonasera, bentrovati. Ringrazio Francesco per avermi invitato in questa serata così, così bella. Chiaramente Francesco ci ha invitati tutti quanti a essere molto brevi, ad avere un tempo ridotto, siamo in tantissimi, per cui abbiamo 4 minuti l'uno, ecco perché io non farò un intervento ma ne farò mezzo, anche perché noi viviamo con la teoria del mezzo, è talmente vera questa cosa che noi viviamo con la teoria del mezzo che uno dei nostri detti più comuni è un cornuto, mezza sala risponde la giamenza se ne fotte. Noi viviamo nella teoria del mezzo, tant'è che se tu senti un palermitano parlare cosa dice? Che fa? Te la bevi mezza birra, te lo sparti mezzo caffè, te lo mangi mezzo panino con la milza, che poi te ne mangi due mezzi e te ne ha fottuto sempre uno. Noi viviamo con la teoria del mezzo, secondo me, perché ci rifacciamo ai latini che dicevano in medio stat virtus, ovvero nel mezzo sta la virtù. Da noi non esiste il disordine, da noi sono tutte cose menso e peare. Da noi non esiste la disoccupazione, noi siamo tutte menso. Dunque, vi giuro, l'ho sentito con le mie orecchie, ho detto a uno, come stai? E mi fa, non lo so, se è nata mi sento menso menso. Ma in che senso menso menso? Dice, forse mi pigliavo menso covid. Ma come corno tu spartio? Ci si capì che te menso aspirina e te ne fotte. Noi siamo così, se diamo un appuntamento, a che ora ci vediamo? Ma verso le sei e mezzo. Dopo mezz'ora dici, ma chi non è? Cosa? Chi è mensatea sta? Se cerchi lavoro e tu dici a qualcuno, lo vuoi fare un part time? Ma quando ma voglio fare mensa innata? Poi noi abbiamo l'abitudine, dale, dale, chi è menso scemo? Dale, dale, chi è menso babbo? Ma quando qualcuno si senta tutto... Noi come diciamo? Kid, si sento un cazzo e mezzo. Noi viviamo per la teoria del mezzo e con la teoria del mezzo, tant'è che noi non amiamo la mezza pensione. Chi darà nonna, na fottiamo tutta. Noi non amiamo le mezze porzioni, tant'è...
che non diciamo mai sono rimasto digiuno, noi diciamo ristavo a mezza panza. Noi non amiamo le mezze porzioni e si capisce dal fatto che quando un turista viene qua in Sicilia mangia talmente tanto che poi quando va via la Sicilia se la porterà dentro, se la ricorderà per sempre, si ricorderà di qualunque posto lui avrà visitato, si ricorderà di Bronte il pistacchio, di Cerda i carciofi, di Piana i cannoli, di Ribera le arance, di Bivona le pesche, di Pachino il pomodorino, di Avola il nero d'Avola. Insomma, questo quando poi se la porta via la Sicilia non se la porta nel cuore, sa poi tanta panza. Poi torna in Italia e dice, uè, in Sicilia è tutto magna magna, certo, con tutto che giocate fottiste. Noi abbiamo questa teoria del mezzo al punto che, fateci caso, lasciamo le cose a metà per anni. La Palermo Agrigento, quant'ave che i lavori sono lasciati a metà? Una vita, 20 anni. Io quest'estate sono andato ad Agrigento, sono arrivato sfiancato da questa strada che non si arriva mai per fare 156 chilometri. Scendo alla macchina, il primo agrigentino che passa lo fermo e dico, guardi, la colpa è anche nostra, che noi non protestiamo, noi non ci arrabbiamo, noi non gridiamo, non facciamo sentire la nostra voce. Adesso anche lei insieme a me dica che queste cose devono cambiare. Questo mi ferma e mi fa, ah va, facessa così, credo che è stato sempre così. I tempi, i tempi, tra sì i templi, non si scuotere a fare ciò teatro. Io questa sera vorrei approfittare, nei pochi minuti che mi restano, per fare una cosa insieme, tutti quanti. Vi chiedo di fare davvero pochissimo. Cantiamo insieme, recuperiamo questa nostra sicilianità, perché noi davvero diamo la metà del peso alle bellezze che abbiamo. La cantiamo insieme, ciuri ciuri. Sempre la metà risponde, la voce a metà no. Sì, la cantiamo insieme? Con le mani, ciori, ciori, l'amorica, ancora, ciori, ciori, l'amorica, e il ritornello è fatto, adesso la strofa, voi, non la sappiamo, ne sappiamo metà. E secondo me è proprio a causa del fatto che noi diamo la metà del peso alle cose che abbiamo, la metà dell'importanza alla nostra bellezza, che veniamo descritti per 11 mesi l'anno in Italia soltanto per cose negative, soltanto per fatti di mafia, di cronaca e tutto quello che sappiamo. Però attenzione, fateci caso, perché appena arriva agosto, mese delle ferie, si arrecampano tutte qua. E noi ne siamo felici, accogliamo tutti a braccia aperte. Il buon Dio mise la Sicilia al centro del Mediterraneo come punto di incontro tra i popoli. Quindi noi apriamo le braccia e diciamo all'italiano, vieni, vieni, non ti preoccupare, vieni, vieni qua. Vieni qua, ti stai dicendo non ti faccio niente, vieni qua. Vieni e divertiti, però stai attento. Non facciamo che appena torni in Italia ricomincia a parlare male di noi. Piuttosto ricordati che da noi si sta talmente bene che abbiamo paesi che si chiamano Campo Felice. Noi siamo talmente affettuosi che abbiamo Castelbuono. Siamo talmente di cuore che abbiamo Polizzi. Vuoi mangiare Buon Fornello? Vuoi bere Sambuca? Ti vuoi divertire? Scopello. Noi per gli intelligenti abbiamo Capaci, per i graziosi abbiamo Carini. Giustamente accanto gli abbiamo messo Isola delle Femmine. Vuoi cose gustose, ti mandiamo a Militello Rosmarino. Se alla frutta, ti mandiamo a Pace del Mela. Vuoi barzellette, ti mandiamo a Montallegro. L'importante è che non ci rompi scatola, se no ti mandiamo a Caccamo. Sei un nobile ed elegante, il tuo paese è Contessa Entellina. Sei un VIP famoso? Noto. Ti piacciono gli uccelli? Ti mandiamo a Capopassero. Fai l'amore in 3 minuti? All'Isola dei Conigli. Non ho capito, come? Sei un maniaco sessuale, ti facciamo fare un giro tra Ciminna, Ficarazzi e Ficuzza. L'importante è che appena torni in Italia non ci rompi questo ioppolo Giancaxio, altrimenti te ne vai a Porto Cervo e trovi tutte come te.
Grazie, ancora auguri a Francesco. Meraviglia, grazie. Stefano Piazza, complimenti, grazie, sempre Alicia. Bravissimo. Dunque, questa barba la tagliamo o la lasciamo? Lasciamola, una volta che c'è, l'ho fatta stamattina, ti dico la verità, l'ho fatta stamattina. Ah, sì. Poi rasata a zero e mi cresce in fretta. Molto in fretta. Sì, sì, molto in fretta. La tagliamo sì o no? No, niente, furor di popolo. Farei un applauso. Solo Alessandro Aricò ha detto sì, tutti i resti hanno detto. Perché Alessandro non ha barba e quindi lui è abituato a farle, quindi ci sta. Grazie. Grazie ancora, grazie, grazie ancora. Stefano Piazza. Arrivederci, arrivederci. E grazie a Salvo Piparo. Dunque, grazie per aver condiviso con noi questa sera, siete veramente tantissimi ed è bello poter festeggiare un amico insieme, una serata veramente speciale. Ora, cari amici, prepariamoci a continuare il nostro viaggio nella cultura siciliana con un tocco musicale che promette di essere tanto unico quanto popolare. È con grande piacere che vi presento due artisti eccezionali, conosciuti per le loro capacità di mescolare melodie tradizionali siciliane con interpretazioni moderne che catturano l'essenza del nostro amato territorio. Stasera ci delizieranno con una performance di Upisci Spada, una canzone che celebra il folklore e la storia di Sicilia. Signore e signori, senza ulteriori indugi, chiamo un caloroso benvenuto sul palco al duo Calandra e Calandra. Sera. Presentiamo un brano di Domenico Modugno che parla di Upisci Spada, ma soprattutto di un amore fra due pesci. Dovete sapere che forse uno dei pochi mammiferi o pesci al mondo che si sacrifica per amore della propria compagna, della propria femmina, perché i pescatori quando vanno a pescare prendono prima la femmina, ma non solo perché è più grande o più grossa, perché sanno che il maschio li segue fino al punto di farsi prendere e morire vicino alla propria compagna. Questo è un brano di Domenico Modugno e vi facciamo sentire la nostra versione. Questa è la storia di un pesce spada storia d'amore la femminetta dritto dritto un tramo corre e chiancia di dolori ai 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 e la barca la trascinava e lo sangue corria e lo mascolo chiancia ai 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 e lo mascolo pari a un pazzuto ci dicia, bella mia non chiancire, bella mia non chiancire, dimmi tia che hai affari, dimmi tia che hai affari. Rispondi la femminetta, uno filo filo i voci,
scappa, scappa, amore mio, casino, tacci di no. Se Mattia, se tu muori, amore mio, voglio morire insieme a te. Se tu muori, amore mio. Salto si trovò qui sa un cucchio cuore a cuore e a così finì l'amore di due pesci sfortunati. Per un mascolo pigliava piace, accidilo, accidilo ora. Questa è la storia. Don pisci spada. Storia d'amore. Grazie. Un grande applauso per Calandra e Calandra. Ringraziamo Francesco Panasci con cui abbiamo collaborato e abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia, ma soprattutto di lealtà, quindi grazie Francesco per averci voluto qui e portato. Grazie. Buonasera Francesco. A tutti. Per voi Calandra e Calandra che sembrano cacciati via, ma non è così, vi giuro, non è così. Mi ha fatto piacere ricevere l'invito, io ho molta stima di Francesco e la dimostrazione è quello che c'è nella piazza. Francesco, oltre ad essere un mio carissimo amico, è un professionista serio, ha creato una realtà che va anche oltre la Sicilia. E quindi i miei complimenti a Francesco, lo abbraccio affettuosamente e spero che questa sia una di tantissime altre manifestazioni organizzate dalla Panastudio e con la regia sempre del grande amico Francesco Panasci. Sono contento e gli faccio formulo un mondo di auguri, chiaramente anche da parte della nostra amministrazione regionale. Devo dire che grazie a Francesco mi ritrovo in una squadra di professionisti, giornalisti, tutti del settore, ognuno specializzato appunto in una propria attività. Devo dire che questo ringraziamento va a Francesco. Io diciamo, faccio parte della squadra, immodestamente, che collaboriamo con il moderatore a livello giornalistico, anche con la nostra Camera degli Avvocati Tributaristi, c'è un settore anche di tipo economico molto importante che va avanti con lui, oltre alla collaborazione professionale ai giornalisti, e quindi gli facciamo i migliori auguri perché questa tappa possa essere sicuramente un primo traguardo di un percorso ancora molto più lungo. Dopo questo momento di musica, di poesia, di leggerezza con i nostri artisti, della comicità, adesso è il momento di spostare il nostro focus verso un'arte sicuramente che merita tanta attenzione perché è emozionante. Ho il piacere di presentarvi una talentuosa artista, Sand Artist appunto, un'artista della sabbia. Lei ha calcato palchi internazionali, per me è un onore averla qui questa sera. Accogliamola con un caloroso applauso, Stefania Bruno!
Benvenuta Stefania, sei bellissima come Ciao sempre. Sonia, buonasera a tutti. Che meraviglia. Buonasera, buonasera. Ma giuro che non terrò l'orologio per te, perché ormai ho questa gag un po' con tutti. Come stai? Molto bene, felice di essere qui. Quindi, come dicevo, come anticipato prima, ci regalerai un momento della tua arte che ci farà tornare anche un po' bambini, perché i castelli di sabbia mi ricordano un po' quando li facevo con i miei genitori. E quindi hai questo grande potere di farci sognare. Per me è come un gioco, ecco. Un gioco che è diventato un mestiere, però ho iniziato giocando. E continui a farlo anche con la stessa emozione, perché giocando ci si diverte ed è quella, secondo me, la cosa più bella per regalare emozioni. E allora io ti lascio. Io però ho un problema, no. Bello della diretta. Mi sono scordata la traccia audio a casa, però... No, siccome, veramente? Sì, siccome, un colpo. Sì. E allora pensavo, non disperiamo, dico, posso credere che in un'orchestra così non ci sia un pianista? No, ma io pianista. Un'idea ce l'ho allora. Se ti serve un pianista, un Stefania? Un pianista, uno bravo però. Uno bravo, proprio bravo, 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 bravo? Sì. Bravo. Allora io inviterei Francesco Panassi, ah, vabbè. Lui è molto bravo, quindi chi vabbè. Meglio di lui questa sera può accompagnarti? Non potevo sperare di meglio. È andata bene. Questa voce. Questa sera... No, no, ma dove vai? Sto andando via. Dove vai? No, 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 no. Non c'è l'orchestra poi, quindi c'è tanto. Ancora i momenti ci saranno. C'è Stefania Bruno. C'è Stefania Bruno. E accompagnerai tu Stefania al piano per questo momento. Siamo? Improvvisiamo. Allora... improvvisano e ci regalano la loro arte, la loro magia. Stefania Bruno e grazie. Francesco Panassi. Io rimango qui in un angolo, eh. Thank you.
Stefania Bruno, accompagnata dal pianoforte dal maestro Panasci, per questo momento veramente emozionante. Vieni Stefania, vieni, vieni, guadagna il palco. Una tra le Sand Artist internazionali più quotate, e ce l'abbiamo noi in Sicilia. Vieni, vieni, prendi l'applauso del pubblico. Vorrei ricordare che si è esibita al Parlamento europeo, è stata ospite presso la famiglia Kennedy, rappresentanza dei diritti umani, poi ricordiamo partecipazioni anche a trasmissioni RAI come Ballando con le Stelle, sei stata ospite fissa nel programma Camper, insomma tu con le tue abili mani riesci a muovere questi piccoli elementi come la sabbia. Che sì. Cosa rappresenta per te la sabbia? Prima di rispondere a questa domanda mi devo collegare un attimo alla mia partecipazione al Parlamento europeo, che è stato un evento surreale, perché immaginate di essere chiamati al Parlamento europeo, non è una cosa che succede tutti i giorni. Devi poi ringraziare qualcuno per questo. Devo ringraziare qualcuno, ma poi cioè io insabbio gli argomenti. Come è successa questa cosa? Brava, grande mia. Grazie. Allora, grazie a Francesco, proprio grazie a Francesco Panasci, che oltre ad essere un mio grandissimo amico, un giorno mi chiama per partecipare ad un evento sull'argomento, sul gemellaggio Italia-Tunisia, ecco, lo ricordo, e io ovviamente ho accettato di buon grado, e durante l'esibizione si è avvicinata una parlamentare belga che era presente e mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto partecipare alla, insomma, a Bruxelles. Insomma, tu, io non ci hai pensato due volte. Non ci ho pensato due volte. E poi la stessa parlamentare si è rivolta a Francesco per chiedere se era possibile, insomma, avermi. Sì, e io ho detto no. Sì. Subito, e abbiamo preso l'impegno, è successo uno o due giorni dopo. Due giorni dopo è arrivata una mail dove ci hanno chiesto appunto di rappresentare un progetto di legge poi. Quindi una bella, cosa bella molto. Cosa, ma sai cos'è, Maurizio? È che è bello esportare la nostra Sicilia. Certo. Cioè il messaggio è questo, noi, come dicevo prima, abbiamo il meglio del meglio. Stefania è un talento eccezionale, che eccezionale, ci invide il mondo, e questa è la verità. Stefania, grazie. Bruno, Stefania Bruno è veramente un fiore all'occhiello della Sicilia nel mondo. Va bene, siccome Francesco per i tempi lui è terribile, è serrato, quindi ve lo dico la prossima volta cosa rappresenta la sabbia. Vi lascio con Kate. Stefania Bruno continua. Ciao. Stefania Bruno, eccoci qua. Bene, che serata emozionante. Adesso è arrivato, grazie, secondo me uno dei momenti più importanti, perché è arrivato il momento di invitare qui sul palco il nostro primo cittadino. Ecco, il sindaco, il professore Roberto La Galla, che mentre si accomoda, ecco, lo attendiamo. Io a questo punto chiederei alla nostra regia di proiettare il video previsto per questo momento dal titolo Vivi Palermo, Viva Santa Rosalia. Grazie sindaco. E noi adesso ci guardiamo questo video un attimo insieme, video della regia, con la regia di Panasci, e poi ci facciamo una chiacchierata. Quindi ci mettiamo qua, eccoci. L'alba a Palermo inizia con la tradizione. Palermo, un mosaico di storia e cultura, si svela nella luce del mattino. Il Teatro Massimo, palcoscenico della cultura, dove ogni opera è un viaggio nel tempo. Il Palazzo della Zisa. La Cattedrale di Palermo. Crocevia di stili e epoche. Mondello, dove il blu del cielo incontra il mare. Un paradiso a due passi dalla città. Ogni dettaglio racchiude un'arte. Santa Caterina è un tesoro nascosto di Palermo. Un tripudio di colori, sapori e voci della città. I mercati di Palermo. Chiesa dell'Immacolata Concezione. Tra le antiche mura, la fede di una città trova la sua espressione più pura.
il molo trapezoidale, dove il presente incontra il passato marittimo di Palermo. Casa Professa, un gioiello barocco. I pupi siciliani, guardiani di leggende e tradizioni, portano in vita l'epica palermitana. La Galleria d'Arte Moderna, dove l'arte contemporanea si fonde con l'anima antica della città. Lo stile Liberty a Palermo, un dialogo tra tradizione e modernità. Il Santuario, custode di speranza e storia, veglia sulla città, dal Monte Pellegrino. Carro del festino, simbolo di gioia e unità, attraversa le strade storiche di Palermo. Il festino di Santa Rosalia, dove la città si unisce in una celebrazione di storia, fede e comunità. Un viaggio attraverso bellezza e tradizione vi aspetta per condividere il suo spirito nel festino. Vivi Palermo e Santa Rosalia. Un video straordinario, vivi Palermo, viva Santa Rosalia, con la regia di Panasci, e siamo qui finalmente sul palco con il nostro prof. Mi piace, insomma, in maniera confidenziale. E quindi, caro sindaco, grazie intanto di essere ancora qui con noi. E, insomma, noi piacerebbe che lei ci desse un po' quella che è la sua vision anche della nostra città. Da oltre 4 secoli, guardando il Monte Pellegrino, la nostra città vive sotto la vigile custodia di una donna di fede. Quante ore abbiamo? Ecco, no. Purtroppo no, purtroppo non abbiamo tante ore, però detto questo breve credo messaggio. Che questo video credo abbia emozionato tanti, ecco, di noi, è sicuramente vero, me. È quello che vogliamo produrre, indurre, cercare di sollecitare proprio questa emozione, una città che riesca ad emozionare, ma ad emozionare non soltanto per le bellezze che tutti sappiamo avere, quanto per quello che insieme possiamo fare. Dobbiamo riprendere ad emozionarci per le cose che possiamo fare insieme, per le cose che servono a tutti, per le cose che possono realmente migliorare questa nostra città e che possano fare dire agli altri: non solo avete un'eredità meravigliosa, ma siete i degni eredi di quella eredità. Io credo che questo sarà e potrà essere la più bella soddisfazione per Palermo e per i palermitani. In un anno importante, esatto, non solo perché Panasci festeggia i 25 anni di attività, che certamente già da solo basterebbe, esatto, la partita, ma perché la nostra Santuzza ci protegge da 400 anni, ma si dispera da 400 anni, perché noi in fin dei conti non siamo così buoni e remissivi come ci avrebbe voluto, ma diciamo ogni tanto ci dimentichiamo che la città è di tutti e non è solo dell'amministrazione comunale o dei governanti o della politica, che pure ci mettono la loro, ma è di tutti. E la dobbiamo rispettare, amare, coccolare e in qualche modo fare tutti qualcosa, come diceva un altro grande nostro nume tutelare, Beato Pino Puglisi. Se ognuno di noi fa qualcosa e farà qualcosa, questa città forse tornerà ad essere felicissima, ma sicuramente tornerà a splendere come merita.
Un applauso al nostro sindaco, grazie. Grazie a voi. Grazie per questo affetto. Io anche. Però avevo un pensierino, sì, per Panasci. Ma che dobbiamo fare? Non sono riuscito ad avere il tempo di passare a mettermi la cravatta. Possiamo, ma siccome tengo Mister in macchina... Mister Panasci, ti vogliono nuovamente sul palco per un altro cadeau. Eccoti, qui. Non ci sto perché guardate quanto è alto e mi mette in difficoltà. 4 metri sto... Sindaco... Sei nella vecchiaia, adesso devi cominciare ad abbassare un po' i toni. Sono già nella vecchiaia da un pezzo. Non è vero. Che bella cosa, grazie, sì. Per te. Grazie. È straordinaria la cosa della sabbia. Dicevo all'assessore, al vice sindaco, che anche per Santa Rosalia con la sabbia dobbiamo fare qualcosa. Va bene. Passerai, grazie. Sul mio corpo, passerai, sappilo. Scherzo, Giampiero. Va bene, allora facciamo salire a questo punto il vice sindaco Giampiero e Alessandro Anello. È ancora qui? Se n'è andato. Allora, Giulio, per favore, sali tu e tocca anche a te. E poi ci sarà il momento, credetemi, straordinario di questa serata. Ci arriverà la grande musica del maestro Gaetano Colaianni con la grande orchestra, la Pana Symphony Orchestra, con 60 super professori che hanno messo in piedi un repertorio, non è lunghissimo, favoloso per voi, per le mamme. Ci sarà un momento dedicato alle nostre donne, esatto, alle nostre, e alle nostre mamme, giusto Kat? Esatto, esatto. No, sono rimasta senza microfono, bene. Qua, prego, ecco, accomodatevi. Eccoci qui, ben trovati anche voi su questo palco, grazie, grazie per essere qui. Ha un altro cadeau, qua sforniamo i cadeau uno dopo l'altro. Non poteva mancare. Insieme all'assessore Forzinetti, ecco. Insieme all'assessore alle attività produttive e alla presidenza del Consiglio, proprio per premiare il talento e, devo dire, la passione di una persona che da 25 anni, che effettivamente, devo dire, a lui il Consiglio Comunale deve veramente tanto, perché abbiamo iniziato proprio questa cosa. Grazie. Devo dire che quando mi tormentavi con la coppola qualche anno fa mi sono visto. Non, ecco, pensavo che avresti fatto tutto questo. Complimenti. Complimenti davvero. Non è una minaccia. No, 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 no. È un sincero complimento. È un sincero complimento. Ecco. 25 anni. Ecco. Il nostro presidente. Grazie presidente. Una cosa devo dire, scusami. Ecco, è vero che col presidente Giulio Tantillo e insieme a tutto il Consiglio Comunale ricordo volentieri, ma lo ricordano volentieri anche loro, finito i consigli comunali venivano i capigruppo a discuterne nella mia puntata della Tana del Lupo e lì decidevamo le criticità e le cose belle. È la svolta della comunicazione, mentre prima la comunicazione avveniva attraverso i segretari dei partiti e i comunicati, con Panasci c'è una svolta totale, direttamente dal Consiglio si passava a questa comunicazione alla città, e questo è stato grande. Grazie. Bravo, grazie, Francesco. Grazie. No, non te lo faccio. Bene, allora siamo felicissimi di condividere questo festeggiamento con lui e di celebrare, possiamo dire, è una celebrazione per i suoi anni e anche per quello che lui ha fatto, anche insomma, per poi, il brand Sicilia. No, che poi lui è anche cavaliere della Repubblica, quindi sì, voglio dire... Un grande musicista, un grande editore, un grande compositore, una persona che si è spesa anche per il prossimo, per un futuro di prossimità per la Sicilia. Auguro al grande Francesco, mio fraterno amico, veramente tanta gioia e tante soddisfazioni e tante gratificazioni professionali. Lui non si è soffermato a fare eventi soltanto per Palermo, ma anche per mostrare quanto di bello c'è a Palermo c'è davvero tanto di bello a livello internazionale, e questo quest'anno coincide anche con il 400° anniversario del festino di Santa Rosalia, che a breve sarà presentato, carattere internazionale, quindi come non essere qui. Auguri Francesco, e continua sempre così. Una delle cose più difficili nella vita, sai cos'è secondo me? Dimmi tutto. È ridere, ma soprattutto far sorridere. E devo dire che coloro che hanno il pregio e l'orgoglio soprattutto di fare il comico e che sinora si sono alternati su questo meraviglioso palco ci riescono alla grande. E adesso vedremo un po', conosceremo un po' quelle che possono essere magari alcune scaramusce tra marito e moglie, oppure chi lo sa. Ah sì, sono marito, sì, e moglie? Loro sono, ma marito di chi stiamo moglie parlando, scusa? Ah, stiamo parlando di coloro che ci tengono compagnia a teatro, sui social e di recente al cinema
con il film di Giovanni Cangiarosi, Nato con la camicia, il duo comico che vi invito ad accogliere con un caloroso applauso, Moschella e Mulè. Applauso. Buonasera a tutti, mi sento felice. Oggi un grande giorno, 25 anni sì, della sì, Panastudio. Sì, ma non solo, sono felice per tanti motivi, perché ci sono, festeggiamo questo evento particolare, questo compleanno di questo figlio di Panasce, perché è un figlio, insomma, perché siamo in questo teatro, va benissimo, e sono felice, emozionata, poi pensiamo ai 400 anni di Santa Rosalia, tutto questo mi rende piena di energia, di felicità, io parlerei per ore, perché quando sono felice io non mi fermo più, però io voglio comunicare che sono felice perché quest'anno io... è l'unico modo per fermarla, cioè lei è affetta da logorrea, l'altra volta a Catania durante uno spettacolo cominciò a parlare e per fermarla a chiamare un vigile urbano e ha detto mi fa un colpo in aria, pam, e così si fermò. Però scusa, me lo potevi fare dire, io sono felice, no, lo devo dire una cosa, io sono felice perché quest'anno io e Giuseppe compiamo 20 anni di vita artistica e anche sentimentale, un applauso ci vuole, scusate, perché non è facile. E anche sentimentale, quindi su 40 anni. Quindi diciamo. Sono 20 per 2, 40, arte e vita, 40 per 2, 80, va bene. Parliamo di Panasce, che è un grande comunicatore, assolutamente. E la comunicazione è importante, molto importante, anche se spesso evidentemente insomma c'è una piaga, quella dell'incomunicabilità. E allora facciamo quel pezzo. Quale? Quello che non vuoi mai fare. No, quello non lo faccio. Invece di fare quello, cambiamo. Al Teatro Politeama, dobbiamo fare una cosa un po' più di spessore. Quello è di spessore perché tratto, dovete sapere, è un pezzo tratto, tra l'altro scusa, viene proprio dalla tua vita, è tratto da una storia vera. Lui quando era piccolino ha ascoltato una telefonata fra una sua zia Maria. Grazie Maria, sì. È un giardiniere particolare. Che era una che parlava, ma non ascoltava mai. Allora, tutti quanti ragazzi, ragazzi, cioè sì, ragazzi, nell'animo tutti ragazzi, siamo tutti artisti. Allora, tutti quanti abbiamo una zia Maria, tutti che parla. Allora, la facciamo subito questo pezzo, non ti preoccupare, la facciamo velocissimo. E mi serve. Allora, io sono la zia Maria al telefono. Vabbè, chiaramente ai suoi tempi insomma, c'è il telefono fisso, vabbè, il cellulare, la modernizziamo, facciamo conto che è il cellulare e siccome lo stiamo improvvisando, mi serve una suoneria. Allora a questo punto la facciamo fare a loro, se gentilmente mi aiutate io vi sarei molto grata. Una canzone veloce, una canzone allegra siciliana, non so, allegra tipo Vittina Crozza. Vittina Crozza non è allegra perché parla di un teschio d'amore, questo cioè, è vero, una canzone nazionale che ci lega tutti. Raffaella Carrà. Quanto è bello far l'amore da Trieste in giù, come è bello far l'amore. Lo facciamo tutti? In che senso? Uno, due, tre. Siamo felici, ho detto, però un po' siamo mille cristiani, non si sente una cosa. Quanto come è bello far l'amore da Trieste in giù. Perfetto. Come bello far l'amore. La fate al mio via, ok? Quando io praticamente sono al cellulare, sono questo personaggio di zia Maria, quando alzo il braccio voi mi interrompete perché ho risposto al telefono, giusto? Ok. Ci siamo? Perfetto. Uno, due, tre. Mamma mia, è finita la suoneria, peccato, io non risponderei mai al telefono, ma comunque, un vecchio finito. Ti porto, ti ignoro, sono io. Pronto, chi è pronto? Io sono Tignoro, sono Nino, il giardiniere. Sì, non ho capito, Nino che? No, tu sei romantica, amica delle nupole. Sì, Nino che Nino, il giardiniere canterino della villa di campagna. Nino, caro, quanto tempo, mamma mia, che tesoro. Ma dimmi una cosa, ma tuo zio come sta? Tuo zio, mio zio, bene, sono contenta. Ma ogni tanto una vacanza ci vuole, gioia mia. Sogno solo, me lo devi salutare tantissimo, va bene, ma invece tua moglie come sta? Ah, signora mia, lei ha tottato un altotatto più dolente di quello di prima.
prima, certo, che ignora certo. Mia moglie. Sì, sì, tua moglie, tua moglie. Sì, un gecchio. Sì, sì, mamma mia, un angelo. È un angelo perché morì adesso, sì, un gecchio. Sì, veramente, ma gentile. Guarda, sì, dille ma... che la voglio vedere presto, va bene? Sì. Ma non la può vedere più un gecchio, amore? No, cioè... per cortesia, Nino, non fare il solito orso avanti, falla uscire un poco, sì. Falle prendere un poco d'aria, sì, a questa creatura. Sì, sotterra che sotterra. Un gecchio, amore! Non ascolta mai. Perfetto, allora ci vediamo poi per un bel caffè insieme. Ma dimmi una cosa invece, ma tuo fratello... Fratello Pinuccio, come sta? Come ah, signora mia, sì, mio fratello Pinuccio. Sì, certo. Pure Cautano, ho detto Poletano, amore, un cecchio. Ma è sempre un viver. No, signora, ora è mortale. Si è messo la testa a partito. Sì, è partito per sempre. Ma è sempre stato sventatetto. Sì, ora è sventato del tutto. Va bene, sì, che sono contenta. Ma dimmi una cosa, ma col lavoro tutto a posto? Tutto a posto una minchia, signora mia. Bene, sono contenta. Guarda, ma Toro, ti sono dato. No, il lavoro è importante, dopo la salute però. Sì, ma io sono... Come? Non capisco niente. Sono sotto la tatta. La tatta, non lo capisco, Nino, non ti capisco. La tatta, quando dice, guarda, quello nella tatta del motto. Ah, cassa, sì, ma non capisco. Io ti ho detto tatta, sì, ma che pallo tutto? Come? Non ho capito. Che pallo tutto? Tutto, non ho capito. Tutto, signora, quando dice, guarda, quello fuma come un tutto. Ah, turco, ma certo, Nino, carissimo. Ma porta pure il turco e facciamo una bella rempaggiata, va bene? Non c'è sogno, sì. Solo, ma non ho tutto. Sì, ci prendiamo un bel caffè, vabbè, ci sentiamo presto per organizzarci domani. Ciao, gioia, ciao. Che meraviglia, che gioia. Ciao. Sentire persone dopo anni e sapere che stanno tutti bene. Che meraviglia. I 4 minuti a caso. Un grande applauso. Ce l'abbiamo fatta. Veloce. Ma terminiamo noi. E che tu hai Panasci dietro appena dice 4 minuti. È giusto. 4 minuti. Va bene. Okay. Siete veramente dinamici ed esplosivi. Vi ringraziamo. Un applauso ancora per questo duo. Grazie ragazzi. Ciao. Allora, cara Gabriella di Carlo, devi fare meno di 4 minuti, quindi okay, allora veloce, allora. Quindi via convenevoli. Allora dunque, a breve vi prepareremo per la grande musica internazionale. Prima però, proprio per sottolineare il carattere internazionale di questa kermesse, che per fortuna quest'anno coincide con la 400esima edizione del Festino di Santa Rosalia, anche lui di carattere internazionale, vogliamo adesso mostrarvi due saluti internazionali. L'ho già detto, internazionali? Sì. Internazionali, lo ricordiamo. Dalla regia allora ringraziamo per il contributo del maestro Giuseppe Cuccia direttamente da Pechino e Salvatore Di Vittorio direttamente dalla Big Apple, New York, e poi grande musica. Un applauso. Un saluto e un grande augurio a Francesco Panasci per l'anniversario della sua Panasci Studio. L'augurio vi arriva da Pechino, dal Centro Cinese Nazionale per le Arti Sceniche, il più grande centro teatrale al mondo, dove io ho l'onore di essere il consulente artistico da 14 anni e in questi giorni siamo impegnati nella produzione di una nuova versione dell'Olandese Volante di Wagner. Un grande augurio a Francesco Panasci. Auguri al mio caro amico ed editore Francesco Panasci e alla Panastudio per il spettacolo del 14 aprile al Teatro Politeama. Esprimo il mio più profondo affetto per la nostra lunga collaborazione di 24 anni e pubblicazioni delle mie opere e anche le prime in stampa della musica di Ottorino Respighi, di cui alcuni manoscritti sono conservati presso il prestigioso Morgan Museum di New York. Vi abbraccio e vi saluto da New York. Ciao! Ringrazio la Panastudio, una società artistica che dedica la propria attenzione agli artisti siciliani da 25 anni. E Francesco Panasci è sempre particolarmente sorridente
è innovativo nelle sue scelte artistiche. Lo conosco dal 1987, evento benefico alla Chiesa del Cottolengo. Carissima amica Maria Chinnici mi dice: arriva un bravissimo pianista, si chiama Franco. Da quel momento per noi rimane Franco Panasci, ma lui non vuole più farsi chiamare Franco perché è diventato un grande Francesco Panasci che ci fa onore conoscere. Ma sempre auguri, ma non un giorno, di 100 giorni, sempre, sempre così però, brillante. Numero uno, auguri Francesco. Facciamo gli auguri a Francesco, facciamo gli auguri alla Panastudio e siamo qui per dare sfogo a quella che è la cultura a Palermo, la musica soprattutto, che da 25 anni appunto con questa iniziativa stiamo promuovendo. E anche noi alla Premo Show 2024 con il nostro fratello Francesco Panasci non potevamo mancare, anche perché non possiamo dividerci completamente per tutto quello che ne concerne, perché abbiamo una grande fratellanza e qui c'è il Mirko con la Shop and Service che abbiamo contribuito nei dettagli proprio per definire veramente al meglio questa bella attività. Ma a noi non ci lega il lavoro, ma l'amicizia e il rispetto principalmente per il grande Francesco. Lo seguiamo ormai da tantissimi anni, quindi tutti gli spettacoli che Francesco realizza noi lo seguiamo. Teatropolitano, abbiamo fatto grandissimi eventi, Padre Puglisi, all'autismo, quindi noi siamo fedeli a lui e noi seguiamo sempre lui. Che dirvi, lo conosco da tantissimi anni, Francesco è Francesco. Tanti auguri Francesco e sono qua perché Francesco è una grande persona con la G grande maiuscola, praticamente oltre a conoscerlo da una vita mi curo l'immagine di Francesco Panasci, ho questo onore. È con grande piacere che vi presentiamo qui su questo palco la Pana Symphony Orchestra. Sessanta elementi sotto la guida esperta del maestro Gaetano Colaianni saranno qui ad eseguirci della musica straordinaria. L'orchestra ci delizierà con una selezione di brani che non solo ovviamente mostrano la loro impeccabile diciamo maestria musicale, ma celebrano soprattutto la ricchezza della tradizione classica. Ecco, quindi vogliamo realmente, come dicevamo poc'anzi, innalzare ancora di più i nostri animi con una conclusione che veramente potrà farci sognare ancora di più. Vi do un'anticipazione rispetto a quelli che saranno i brani eseguiti e poi comunque torneremo qui anche a parlarne. Avremo sicuramente le prime due esecuzioni saranno La Norma di Bellini e l'Intermezzo da Cavalleria Rusticana. Quindi io direi ancora un grandissimo applauso a questi oltre 60 professori d'orchestra. Credo che si siano accomodati tutti, se non sbaglio, e a questo punto io chiamerei qui sul podio, se è pronto, il maestro Colaianni. Iniziamo con la grande musica, La Norma, e poi Intermezzo da Cavalleria Rusticana. Thank you.
La Pana Symphony Orchestra, 60 professori di orchestra e il direttore Gaetano Colaianni. Grazie per queste emozioni. Uno che riesce ad aggregare un sacco di persone, un sacco di artisti. Auguro a Francesco altri 100 anni di questa attività e che questa sera sia magnifico per tutti. Una battuta, ci sarebbe da fare proprio un trattato scientifico, direi, più che altro, più che battuta, comunque è, che dire, dinamico, esplosivo, pieno di idee, soprattutto per la cultura made in Sicily e gli artisti siciliani, la cultura tutta in generale. Auguri a noi, alla Panastudio, a tutto il gruppo editoriale, a Francesco. Ecco, adesso ci ritagliamo soltanto un piccolo momento per invitare qui sul palco l'assessore Francesco Paolo Scarpinato e l'assessore Aricò. Eccoci qui. Grazie. Grazie mille. Dovremmo avere anche il nostro presidente. Buonasera, ben trovati qui sul palco. Grazie mille. Intanto è veramente un piacere avervi, così come abbiamo detto, insomma, all'inizio di questo straordinario spettacolo, dove il focus alla fine è cosa? La nostra Sicilia. Quindi chi meglio di voi, insomma, può effettivamente dare così un attimo una fotografia, appunto, di una vision, dove stiamo andando rispetto, insomma, a tanta bellezza, tanta storia, ma anche tanta innovazione. Sì, assolutamente sì. Intanto io ringrazio Francesco. Forse arriverà qui sul palco, non so ma starà arrivando. Eccolo, lo aspettavamo, eccolo, è tornato. Facciamo un applauso a Francesco Panacci. Sì. Dicevo che io ho la fortuna di essere assessore regionale ai beni culturali, ma soprattutto all'identità siciliana. Ecco, cos'è l'identità siciliana? È il connubio di odore, sapore, cultura, folklore, il nostro mare, è la nostra Sicilia. E in questo anno e mezzo, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo ritrovato, perché abbiamo un mare stupendo, uno scrigno prezioso, abbiamo tirato fuori delle perle rare, Marausa 2, l'abbiamo detto in un'intervista, ma soprattutto qualche settimana fa abbiamo aperto il Villino Favaloro, dopo 23 anni chiuso abbiamo ridato alla città, abbiamo donato una perla rara del percorso Liberty, abbiamo fatto il primo museo della fotografia. E ancora Agrigento Capitale della Cultura, la Regione Sicilia, l'Assessorato dei Beni Culturali ha lavorato senza soluzione di continuità e sta lavorando per dare merito non solo ad Agrigento, perché è stata la vittoria di Agrigento, ma di tutta la Sicilia. Abbiamo riaperto dopo 20 anni il Tempio di Segesta, per 20 anni chiuso, l'abbiamo riaperto, abbiamo fatto tantissime cose, 4 minuti non bastano, ma la testimonianza attiva è che ogni giorno cerchiamo di rendere grande questa terra di Sicilia e lo facciamo alla nostra maniera, con testa bassa, cercando di valorizzare veramente e lavorando, perché la mission dei beni culturali è la tutela, la valorizzazione e la fruizione. Grazie. Grazie mille. Al nostro... Buonasera a tutti, è un grande piacere, onore essere qui in questo palco accanto a Francesco, 25 anni. E poi al collega Francesco Scarpinato, col quale mi leggo un rapporto di grande amicizia. Io avevo un pensiero, tutti ti hanno portato un pensiero, io l'ho lasciato in moto, quindi ti prometto che uscendo dal teatro andrò a prendere il pensiero. Era una piccola, era un trenino, perché abbiamo fatto un po' di cose. È un piccolo treno, te l'ho portato. È un piccolo treno, però la vostra presenza per noi è importante, perché bisognava istituzionalizzare questo spazio che il prossimo anno diventa il Festival di Città di Palermo, sappiatelo. Esatto, e si chiama Genio Express, perché a Palermo si può andare anche al treno in 21 minuti, lo prende ogni tanto il nostro vice sindaco, ed è un servizio che dà la regione. Ma a parte lo scherzo, oggi ci hai fatto vivere una grande emozione. Io lo sai cosa ho pensato vedendo tutti gli artisti sul palco, tutti gli amici che non vedevo, alcuni da tanto tempo, ripercorso i miei 25 anni, rivedendo non solo le immagini ma i tanti ospiti che sono qui presenti in platea. Ho pensato che ci ha fatto risognare la nostra città e ho pensato anche, sto scendo fuori tema rispetto alle mie competenze, questo me ne volete scusare, però ho pensato una cosa, che noi spesso diciamo,
ma se non vivessi a Palermo mi farebbe piacere vivere a Parigi, a Londra, a New York, a Barcellona. Io oggi ho capito che se non fossi di Palermo mi farebbe piacere vivere a Palermo. Ed è la cosa che, facendomi emozionare, a cominciare dalla nostra Santuzza, per passare a tutti gli artisti che si sono succeduti in questo palco e ai tanti amici che ho avuto modo di incontrare, rincontrare e rivedere già da domani. Quindi, al di là delle cose che abbiamo portato avanti in questo anno e 3 mesi di governo regionale, una su tutti, perché prima si è fatto riferimento alla Palermo Agrigento, perché poi Francesco, l'assessore Scarpinato, poi non mi saluterebbe più. A dicembre non ci saranno più cantieri sulla Palermo Agrigento, questa è una certezza. Stiamo vigilando giorno dopo giorno tutti i cantieri, è vero, provveditore? Mi guarda. È così, credo, lo possiamo confermare. Abbiamo raggiunto un accordo con ANAS, il governo regionale, il presidente della regione, stiamo facendo in modo che si chiuderanno tutti i cantieri affinché Agrigento potrà avere il giusto merito il prossimo anno, nel 2025, come capitale della cultura italiana. Grazie Francesco, mi hai fatto sognare. Grazie Francesco. E onore al merito a Francesco Panasci. Grazie anche a te, assessore. Grazie. E Panastudio. E a Panastudio. I miei ragazzi sono tanti, sono bravi, eccezionali, ma dobbiamo andare avanti con dobbiamo la musica. Andare avanti. Lasciamo gli assessori. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie. Andiamo avanti con questa meravigliosa orchestra. E, insomma, adesso spero che capiate anche il motivo per cui vi è stata donata una rosa rossa. Perché il nostro Francesco Panasci ha pensato anche alle donne per fare un tributo, cercando un po' di dimenticare quello che ancora nel 2024 non si riesce a ottenere in termini di rispetto, di parità di diritti e di tante cose che insomma fanno veramente ancora male. Quindi è arrivato il momento di dare nuovamente voce alla nostra orchestra, e questa volta ci sarà una voce straordinaria. Signori e signori, una performance dedicata alle donne e alle madri, con il tenore Mimmo Ghegghe, che canta un pezzo significativo dal titolo Mamma. Tu non sarai più sola, quanto
non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma,
orchestra straordinaria ancora, i professori d'orchestra, il direttore Colaianni. Grazie, grazie per queste emozioni. Siamo commossi. Bene, per concludere la loro partecipazione, l'orchestra adesso suonerà Danza ungherese di Brahms. È un brano che è vivace, energico, è ideale proprio anche per apprezzare la versatilità e il talento tecnico, possiamo dire, anche della nostra orchestra. E poi Nessun Dorma, con il ritorno del tenore Mimmo Gheghi, e questo brano sicuramente offrirà un finale emotivo per tutti, potente, celebrando l'arte operistica con uno dei brani più amati e riconoscibili al mondo. Signori e signori, la meravigliosa orchestra suona ancora per voi. Il nostro direttore qui sul podio, il maestro Colaianni. E buon ascolto ancora. Nessun dorma.
la stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Cosa, c'ho mia mamma in sala che ha 87 anni, le mando un grande bacio, a parte dedicarla a tutte le mamme presenti, così un pensierino in più per la mia mamma. Forse non s'usano più, ma
e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere ancora tutti. Siamo alle battute finali, io invito tutti i colleghi di questa serata e gli artisti che vi hanno fatto ridere, sorridere, ci hanno dato tanta informazione. Lei, dottor Panasci, salga sul palco con noi, forza! Un applauso a Panasci, è il tuo momento, come dici tu non è lo spettacolo di Panasci, è lo spettacolo per Palermo. Palermo e delle sue bellezze da esportare a livello internazionale, sempre. Prima di salutarci voglio ricordare che è giusto ringraziare tutto lo staff di Panastudio, 4K Broadcast, Chopin Service, Gulino Pubblicità, le officine grafiche Pezzino, il Teatro Politeama con il suo sovrintendente Andrea Peria, tutto lo staff tecnico e Nino Ballerio per il catering che si terrà ovviamente nella Sala degli Specchi. E a te la parola. Certo, io aggiungo un applauso grande alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto, che a raccontare non era facile. Quando l'ho scritto, nelle notti quando sono libero, perché lavoro tanto, fortunatamente, ho pensato questo grande spettacolo e spero con l'assessore Francesco Scarpinato che è rimasto qui, che prossimo anno Palermo Show diventi seconda edizione e sarà il Festival della Sicilia e sarà un impegno. Sarai con me? Ci posso contare. Bene, allora grazie ai beni culturali della Regione, al Comune di Palermo, c'è ancora Ottavo Zacco, grazie al nostro Rettore Midiri, grazie Rettore per essere stato con noi, anche a tutte le istituzioni di questo grande gruppo. Adesso guardatemi bene, io so che avete fame, sono certo che avete fame e ci siamo permessi di regalare un momento di sicilianità dal punto di vista culinario. Adesso se prendete alla vostra sinistra, per voi vostra destra, la nostra sinistra, andando dritto lì ci saranno delle specialità offerte per tutti voi,
con l'augurio che questa Sicilia diventi sempre più grande, perché lo è grande. Eccolo là, è scappato il primo. Quindi ci vediamo in Sala degli Specchi per un piccolo panino siciliano con le panelle, insomma ci sono delle belle cose, tanto vino. Nino Ballerino, eccolo qua. Nino, grazie anche alla tua bontà, alla tua amicizia, eccolo lì. Seguite Nino, buon appetito, grazie, buonanotte. E buonanotte e tanti auguri per i 25 anni dalla Panastudio, auguri Panasci, complimenti a tutti quanti, grazie.